Mi sento quasi costretto a fare questo video dopo aver visto qualche telegiornale della giornata, Rai 1 in particolare, il Tg1. Sta passando questo concetto sotto traccia che il ministro Dupi si sia dimesso perché pare abbia raccomandato il figlio al dirigente in calza. Allora, nulla di tutto questo, cari signori, per cortesia. Chiudete quella scatola malefica che è la televisione, vi stanno rimbrottando di stupidaggini. Eh, il ministro Dupi si è semplicemente dimesso perché il ministero dei trasporti è una cloaca, una cloaca dove il suo apice, naturalmente, era il ministro che non si è accorto che incalza, tra l'altro, per sei governi consecutivi, quindi non è che. Uh, stiamo parlando di un giovincello, qualcuno che sappiamo che sta lì da anni ed anni, gestisce schifezze quali Expo, Mose, TAV, con dei costi assurdi di corruzione che aumentano del 40% rispetto agli altri, uh, alle stesse opere in altri paesi d'Europa. Quindi stiamo parlando di tangenti, di turbative uh, all'interno delle aste, degli appalti pubblici e a tantissimi altri delitti contro la pubblica amministrazione. Per cortesia, non credete a queste sciocchezze che dice il telegiornale che vuole far passare il buon padre di famiglia Lupi. Non esiste questo ragionamento, vi prego signori. Le responsabilità sono uh, di Lupi perché era al vertice di una piramide. Che, infatti, all'interno della piramide uh, è chiamata appunto sistema, cioè è un sistema: è il sistema Italia, è il sistema fatto di corruzione. Questo paese va commissariato da una forza politica onesta. La forza politica onesta c'è e sta vigilando, tenendo il fiato sul collo a questi marpioni e personaggi che poi fanno passare delle realtà che non esistono. Quindi la stessa cosa avrebbe dovuto fare anche Poletti, ad esempio, dove avrebbe dovuto dare le dimissioni quando è scoppiato il caso Mafia Capitale. Adesso chiediamoci per quale motivo magari Lupi si è dimesso e Poletti no, tutti e due dovrebbero andare via, magari a vita privata dovrebbero ritirarsi e non come Lupi, come Lupi farà ritornare ad essere deputati. Quindi, Cortesemente cerchiamo di capire le cose e non informiamoci più in quella maledetta scatola che vi riempie di bugie. Cercate l'informazione, cercate la realtà, cercate di capire di chi potete fidarvi e chi no. Lui non si è dimesso perché è un buon padre di famiglia, ma perché era al vertice di una cloaca che era il Ministero degli Affari degli, eh, dei Trasporti, che gestisce attraverso il CIPE, con Incalza che è stato arrestato, il dirigente in Incalza che è stato arrestato, ha gestito le grandi opere, tutte, tutte a prova di Mazzetta, tutte a Mazzetta garantita. Quindi diffondete questa informazione perché altrimenti passano dei messaggi assolutamente sbagliati e il Movimento 5 Stelle vuole fare informazione seria perché da lì che si parte per avere un paese onesto, formazione informazione seria, formazione dovuta ad informazione seria e un paese ritorno onesto, altrimenti non c'è chance. Il primo problema è l'informazione.